Spiazze, spiazze per Zazzaroni, spiazze per i ragazzi del Corriere, spiazze. Ragazzuoli, notizia dell'ultimo minuto, ufficiale, quindi abbiamo l'annuncio anche se era già nell'aria. Spiazze Spiazze per Zazzaroni, ma Oaktree, finanziamento per Suning, comunicato ufficiale di Suning all'Ansa, quindi questo finanziamento che è andato a buon fine con Oaktree. Si parla di finanziamento per ora, eh? Non si parla di Oaktree che rileva le quote di minoranza di Lion Rock Capital, che era una delle soluzioni. Secondo me andrà a finire così. Comunque vedremo. Per il momento parla di questo finanziamento da 275 milioni di euro, che è una grandissima manna dal cielo, una boccata d'ossigeno che andrà a coprire tutte le mancanze per via del Covid, no? Ho letto un dato, ragazzi, mostruoso. Praticamente l'Inter solo di mancati introiti per lo stadio, presenza allo stadio. Noi siamo stati i tifosi più popolosi per anni, ma di brutto, molto più delle altre squadre a livello di abbonamenti, botteghini, eccetera, eccetera. L'Inter ne è venuta meno a 70-80 milioni di euro. Quindi, come vedete, purtroppo è un qualcosa che ci ha la pandemia è un qualcosa che ha penalizzato fortemente l'Inter. Quindi serviva liquidità. Questo finanziamento va a colmare questa situazione, no? Quindi bene così, spiazze per Zazzaroni che dovrà inventarsi qualche altra cazzata, ma tempo 2 giorni e inventerà qualche altra cazzata. L'ombra del fallimento, leggevo già delle robe. Mamma mia, che vergogna. Ma questo è talmente ossessionato all'Inter che anche quando starà a letto con la moglie penserà all'Inter, alle prime pagine da scrivere. Con l'Inter, ma è una roba imbarazzante quest'uomo, mamma mia. Oh, ma scollati un po', mamma mia, scollati un po', mamma mia, prendi di mira qualche altro, prendi di mira qualche altro. Quindi, ragazzi, notizia molto positiva, che dà molta più positività e serenità nel presente, nell'immediato, perché potrai saldare tutte quelle scadenze, tutti quei mancati introiti che appunto ne sono venuti meno, come presenza allo stadio, ma accordi commerciali di tutto e di più. In cambio, ovviamente, Suning dovrà ridare in 3 anni questi soldi con gli interessi, perché il fondo è così, eh. È sempre questo. Oaktree è uno dei più grandi fondi a livello mondiale, quindi, però è un fondo speculativo, è come Elliott, no? Per il Milan ti dà dei soldi, poi li vuole indietro con degli interessi. E infatti l'accordo è che in 3 anni Suning deve ridare questa somma, questi 275 milioni. Se non lo fa, Oaktree rileverà man mano delle quote dell'Inter. Quindi è un accordo ottimo, secondo me benissimo. Una volta che entri, ragazzi, in quel giro là della Goldman Sachs, quei gruppi finanziari molto importanti, sei comunque in mani sicure. In mani sicure. L'Inter ha acquisito ulteriore prestigio a livello internazionale con la vittoria dello scudetto, che ha dato nuovo lustro all'Inter. Quindi, ragazzi, la situazione, per carità, era preoccupante per l'Inter come per tutte le squadre del mondo, ma come vedete c'è sempre un lieto fine, c'è sempre un lieto fine. Adesso ci sarà anche l'incontro per programmare il futuro tra Conte, la dirigenza, Suning e tutto il resto. Per me i big resteranno alla facciaccia di Zazzaroni. Appunto, questo finanziamento darà molta più tranquillità, secondo me, in questo incontro stesso. Conte, secondo me, resterà tutta la vita, perché in primis non conviene a Conte proprio andare via. Ma chi glielo fa fare? L'Inter, ragazzi, adesso può aprire un ciclo in Italia. Ma veramente gli conviene andare via a Conte? Assolutamente no. Conte non andrà via, secondo, e deve restare Conte, perché comunque piaccia o non piaccia Conte, quando i giocatori ti seguono. E se tu dici A, per quanto giusto o sbagliato sia, il tuo giocatore fa A, esegue e ti segue sempre e comunque, ragazzi, è la strada giusta. La prima cosa che deve fare un allenatore, si deve far seguire dalla squadra. E se leggete le interviste di Barella, ma anche di Eriksen stesso, di tutti i giocatori dell'Inter, Lautaro, Lukaku, tutti seguono l'allenatore. Quindi il mio auspicio è che si possa andare avanti appunto in questo progetto senza stravolgere i piani. Poi la palla ovviamente passerà a Conte, ma secondo me non conviene a lui in primis andare via. Però questo finanziamento, secondo me, darà molta più tranquillità a questo incontro, perché potrà
potrai già sbilanciarti un pochino sulle linee guida da seguire nel calciomercato. E ripeto, secondo me i big non andranno via. E se l'Inter riparte già da questa ossatura, più qualche accorgimento, ti parte il Vidal che ha deluso, ti parte il giocatore che non ha giocato, quello che guadagna 6-7 milioni e non si è mai visto, e puoi incastrare qualche pedina giusta, l'Inter alla fine sarà sicuramente un Inter più forte per me l'anno prossimo, perché ci sono i giovani che crescono come Bastoni, Barella e compagnia, che sono già titolari, Hakimi stesso, che cresceranno ancora di più, ovviamente l'anno prossimo saranno giocatori più forti di quest'anno, quindi per me è tutto apparecchiato per aprire un ciclo, assolutamente. Quindi il mio augurio è che il progetto possa continuare assolutamente così com'è perché piace ai giocatori. I giocatori sono convinti di Conte, quindi piaccia o non piaccia Conte ai tifosi, è la strada giusta, ragazzi, è la strada giusta. Punto. Fine, c'è poco da dire, poi ovviamente ne parleremo nei video su come andrà questo incontro. Mi avete chiesto: Luigi, ma perché non hai fatto il video ieri sulla Juve? Gli Juventini mi sono venuti a cercare, a scrivere, a sfottere. Ma chi se ne frega della vostra Coppa Italia? Appunto, sono stato per i fatti miei. Potevo venire qua a fare video, a dire quello che è successo nel primo tempo e tutto. Adesso, a parte gli scherzi e tutto, allora, rimanendo in tema calcistico, ieri nel secondo tempo avete pure fatto una bella partita, avete messo sotto Atalanta e per me i punti avete anche meritato di vincere se devo vedere il secondo tempo. Ma io ragazzi, come posso non vedere quello che è successo nel primo tempo? Delle porcherie. Rosichi, non sei onesto. Ma ragazzi, ma voi vi volete far prendere per il culo? Come posso non chiamarle porcherie quelle? Quadrado entra così, se entri col piede a martello è sempre fallo, ma prende anche la palla. Sì, tralasciando, poteva anche prendere solo la palla. Entrando così, col piede così, è sempre fallo, fallo e giallo. Automatico, regole del calcio. Quello ha preso tutto, ha tranciato Gosens, ha preso palla, Gosens, caviglia e tutto, e l'arbitro non ha fermato il gioco. E sullo 0-0 ci poteva stare un rigore su Pessina, che appunto è dubbio, però a panni invertiti secondo me l'avrebbe dato. Questa è la verità. Questa è la verità. Poi rimanendo in tema calcistico, secondo tempo, avete giocato bene, intensità, pressing alto, avete sfiorato il gol con Chiesa prima di farlo. Quindi, secondo tempo, Atalanta non ha fatto niente e voi avete giocato. Però, se devo parlare di calcio, di quello che ho visto, devo considerare anche il primo tempo. E il primo tempo è macchiato da due errori clamorosi. Avete fatto un tiro in porta con Kulusevski, gran bel gol di Kulusevski, ma viziato da un fallo netto. Tutto qua. Questa non è sincerità. Se a voi piace, se per voi sincerità è uguale leccare il culo alla Juve, abbiamo una visione diversa di sincerità. Io ti ho detto che hai meritato anche nel secondo tempo, che Kulusevski ha fatto un bel gol, che per come non ha giocato Atalanta e come avete giocato voi con intensità pressing, avete meritato. Ma non mi puoi dire che non ci sono stati due episodi gravi che hanno condizionato la partita. Non me lo puoi dire, perché non sei onesto tu. Allora io piuttosto che venire qua e sentire te dire «Ah, prescritto, Rosica, fallito, muori», come mi avete scritto negli scorsi video, ecco perché non l'ho fatto il video. Tutto qua, tutto qua. A voi piacciono gli interisti che vi leccano il culo? Per finta, perché secondo voi quelli non sono incazzati? Si mostrano qui a voi, più tranquilli, su 10 minuti di video, per 8 minuti vi leccano il culo e gli ultimi 2 minuti, che c'è da vedere chi arriva, vede gli ultimi 2 minuti, parlano sull'episodio, un episodio netto, dicono «Eh sì, ci poteva stare», molto diplomatici per non perdere numeri. Visto che a me dei numeri non me ne frega nulla, cioè mi fanno piacere, iscrivetevi al canale se avete piacere, mi fa piacere, però se non lo fate, non è che mi taglio le vene. Però devo essere sincero e onesto, e questo è quello che ho visto ieri, punto. Quindi ci sarà la Supercoppa italiana Inter-Juve, vedremo se la giocheremo in estate, in inverno, il calcio del popolo, secondo la Lega che era contraria alla Superlega, e poi mi va a giocare la finale di Supercoppa a Doha, ma chissà per quale motivo, ma per quale motivo vanno a Doha a giocare? Ah, il calcio del popolo. Come vedete, a me ste robe mi danno fastidio, e come posso non dirle io ste robe?
Voi, uno sincero e onesto e schietto come me, non ve lo meritate. Mi dispiace. Tu vai contro la Juve, sei troppo interista. Oh, io ti dico la verità. Come fai a dire che quello di Cuadrado non è fallo se entra così? Oh, ma che, ma stiamo scherzando? Ma è una roba da matti, ragazzi. Vabbè, comunque, quando ci sarà questa Supercoppa, vedremo. Io quasi quasi vorrei un arbitro inglese. Fuori, che stanno succedendo anche delle schifezze con gli arbitri, pagamenti, non lo so manco che schifezze ci sono. Comunque hanno sospeso lì gli arbitraggi, stanno cercando di capire che cazzo sta succedendo. Mamma mia, che robe, lasciamo perdere. Questo in generale, non dico la Juve, ma il mondo, la classe arbitrale, anche lì in mezzo ci sono schifezze, sicuramente. Quindi io metterei a sfregio un arbitro inglese. Tanto andiamo a giocare a Doha? Andiamo a giocare là alla Supercoppa? E allora, metti un arbitro straniero pure, pari e patta, stiamo a posto, no? Quindi vedremo. E mi rivolgo a quelli che dicono, ah, rosichi, perché io ho vinto la Coppa Italia. Ma ho vinto lo scudetto, e parole tue, lo scudetto. Grande trofeo, la Coppa Italia e la coppetta. L'anno scorso mi ricordo benissimo che il Napoli ha vinto la Coppa Italia. Li pigliavate per il culo. Ma noi abbiamo vinto lo scudetto, che ce ne facciamo della coppetta? Parole vostre, eh. Quindi io riporto le parole vostre. Che già alcuni mi pigliavano per il culo, ah, beccati sta banana di qua, di là. No, se io mi devo beccare la banana, lo scudetto che ti ho scucito dal petto, che ti ha tolto la possibilità di fare il decimo di fila, metto tutto il casco di banane, quindi. Calma, voi ieri avete preso con la coppa, avete alzato al cielo come se fosse la Champions League. Bene, no, io non la sminuisco la Coppa Italia. Io, tipo, alla Coppa Italia non sono ipocrita, io ci tengo. A me farebbe piacere vincere la Coppa Italia. Non vi piglio per il culo, eh. Non vi piglio per il culo. Però mi rifaccio alle parole che avete detto voi: che la Coppa Italia è una coppetta, lo scudetto è un trofeo prestigioso. Parole vostre fino all'anno scorso, perché vincevate voi lo scudetto e gli altri la Coppa Italia. Tutto qua, tutto qua, tutto qua. Quindi ragazzi, noi ci sentiamo adesso domenica. Domenico è in programma video post partita. Poi nella serata sarò in live, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina con il mio amico Chris. Siamo in live, parliamo di calcio, calciomercato, Inter, vediamo come finisce la Serie A, chi va in Champions, chi non va in Champions, vediamo tutto il resto. Quindi questo è, ragazzi, vi aspetto quindi domenica sul canale. Prima video, post partita. Vediamo Samir che alza il cielo. La coppa che conta. Parola degli Juventini e non parola mia. E poi vediamo come finisce questa Serie A. Ragazzi, bacione a tutti voi. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, condividete, fatemi sapere tutto, tutto quello che vi pare. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre, amala. Ciao ragazzi!